Il grande scrittore siciliano Andrea Camilleri, autore della fortunata serie di romanzi sul commissario Montalbano, è morto oggi all'età di 93 anni. Dai romanzi al teatro fino alle prese di posizione sulla politica, Camilleri è stato uno degli scrittori e intellettuali più apprezzati del contemporaneo. Lo scrittore è vissuto ad Enna tra il 46 e il 48, giovanissimo. Il primo racconto della sua vita lo scrisse proprio nel capoluogo, fu in quegli anni un assiduo frequentatore della biblioteca comunale, dove si formò attraverso anche le letture degli scrittori Francesco Lanza e Nino Savarese. In quegli anni fu anche amico di Franco Cannarozzo, poi divenuto apprezzato drammaturgo e conosciuto con il nome di Franco Enna. Nel 2014 il comune di Enna gli ha conferito la cittadinanza onoraria visto il forte legame. Oggi per la nostra città e per la cultura italiana, scrive il sindaco Maurizio Di Pietro, è un giorno triste. Ci ha lasciato il maestro Andrea Camilleri, di lui ci resta un'enorme eredità culturale della quale non finiremo mai di ringraziarlo. Ecco il ricordo di Camilleri del Belvedere di Enna. Fin dal primo giorno, guardando dalla terrazza del Belvedere, capii che quello sconfinato panorama che si presentò ai miei occhi di paesi vicini e lontani, di laghetti e di boschi, di monti ora azzurri, ora bianchi di neve, avrebbe potuto anch'esso trasformarsi in mare, luogo di fantasie e di avventure. Bastava che io l'avessi voluto e il pensiero mi consolò. Quella prima volta a Belvedere mi capitò anche di sentire il rumore di un aereo e di alzare istintivamente la testa in alto, ma un giovane accanto a me mi batté una mano sulla spalla e mi fece cenno di guardare in basso. L'aereo infatti stava volando sotto di noi. Già. Perché il Belvedere era circa 800 metri d'altezza e io, rabbrividendo, realizzai che venivo da un paese che era appena 1,5 metri sul livello del mare.